Bentornate mie ombre su Mario e Luigi Fraternauti alla carica. Guardate quanto è diventata popolosa la nostra bella isola Sol Camari. Si sono aggiunti i tre Todd, quello degli strumenti, equipaggiamento e quello che ci permette di recuperare vita e PA gratuitamente. Lo trovo molto molto comodo. Ho già fatto qualche acquisto qua dal Todd dell'equipaggiamento, non ho potenziato tutto al massimo perché poi ho finito le monete. Però comunque al massimo ci sono vicino. Mi sembra che ci sia solamente Luigi che non è proprio al top, tipo gli mancano le scarpe o qualcosa del genere, ma in ogni caso mi sono potenziato abbastanza, devo dire. Ma la cosa principale che ho fatto è stata percorrere tutte le correnti così da averle sbloccate, no? Ma c'è un problema, o meglio, per il momento c'è un problema, poi lo andremo sicuramente a risolvere con la nostra prossima destinazione. Vedete che qua non si può raggiungere l'ultima corrente? Tra l'altro, guardate, la scorsa volta mi sono dimenticato di farvelo vedere. Eccola qua, la mappa completa. Questo è il Mar Verde e poi ci saranno tutte queste altre zone. E adesso forse potete intuire e capire quanto sarà davvero lunga la nostra avventura, ma onestamente non mi dispiace visto che mi sto divertendo parecchio. In ogni caso, dicevo, non ci si può arrivare attualmente e credo che sarà anche l'ultima corrente con l'ultima isola, l'isola del faro. Per cui cosa dobbiamo fare adesso? Molto semplice, seguire l'indicazione della missione, ovvero cercare Condina sulle isole già collegate. Quindi vuol dire che Condina è in una delle isole che abbiamo già visitato, che abbiamo già collegato. E quindi come facciamo a trovarla? Bisogna recarsi, visto che non ce lo indica direttamente la missione, su varie isole per tentare di trovarla. E qui mi sono già portato leggermente, ma giusto leggermente avanti, nel senso che so già dove dobbiamo andare. Ho provato personalmente, così non perderemo troppo tempo. Non che ci sia voluto chissà quanto a trovarla, perché è letteralmente all'inizio di un'isola, e in modo particolare dell'isola Floricca. Quindi andiamoci subito. Naturalmente una volta che l'avevo trovata poi ho ricaricato, così vi godrete tutti i dialoghi, tutto il filmato, che poi non ho parlato con lei per il momento. Però l'ho trovata, ecco sì, insomma. Ah, c'era una cosa che volevo fare sull'isola Sol Camari, spero di poterci tornare poi. Beh sì, sicuramente. Anche perché qua non penso bisognerà fare grosse cose, giusto? Eccola qui. Parliamo. Che hai da dire a tua discolpa? Oh, signor Mario, signor Luigi, salve! Perfetto. Sono sparita senza dire nulla? Scusatemi tanto, non volevo farvi preoccupare. Venivo spesso qui con una persona che ammiravo molto. La mia guida. Mi insegnava a diventare un'elettriniera. Momento ricordo, sembra. Flashback. Guarda questo fiore. Non è bellissimo? Lo è davvero. Ce ne sono tanti, questo lo porto a casa. Oh, ma Condina, se lo porti a casa non si sentirà solo. Rimettilo con i suoi simili o tienili compagnia. La scelta è tua. Allora. Finisce. Ok, sì. Mi sembrava un po' troncata come cosa, ma non importa. Era sempre disponibile, gentile e intelligente. L'insegnante ideale. Riaccenderemo il faro e io vi aiuterò. Sono l'elettriniera, è il mio lavoro. E in realtà ne abbiamo accesi anche noi di fari. Forse non è quel tipo di faro, questo sarà un faro speciale, ok? Però, ecco il collegamento. Il collegamento? Con l'isola del faro, di già? Ah, ok, sblocca semplicemente la prossima corrente. Ha senso. Una o più correnti sono state ricollegate. Grande. Ah, fine. Riaccenderemo il faro e io vi aiuterò. Sono nell'elettriniera, è il mio lavoro. Ok, prendetevi il tempo che vi serve e vi raggiungerò sull'isola Sol Camari. Grazie mille. Allora, torniamo indietro sull'isola Sol Camari. Ok. E vi devo anche far vedere quella cosa. O meglio, la devo verificare anch'io. C'è semplicemente una zona in cui adesso è possibile andare grazie alla nuova abilità che abbiamo appreso, quella del robot volante, dell'UFO.
Per fortuna siete tornati, ci sono novità. Si è aperta una corrente per l'isola del faro. Se tutto va bene, il faro tornerà a brillare con un grosso lampo di luce. Prima andiamo al faro, meglio è. Presto, presto Ink. Mi raccomando, fate attenzione. Ops, mi ero dimenticato dei cattivi che lo hanno conquistato. Ah, ok, sono quei due che abbiamo visto allontanarsi l'altra volta, sì. Me li ricordo, vagamente. Non li avevamo ancora visti così, da così vicino. Sembra una zona interna. Mi sa di sì. Mi sa di sì. Tipo un dungeon. Chi sarà il boss? Quello o il tizio di prima che vola? Vabbè. Non sappiamo ancora chi lo abbia conquistato e perché. Tenetevi pronti a tutto. Preparatevi bene qui sull'isola Solcamari prima di partire. Mario, Luigi. Ehi. Ci stavamo chiedendo se possiamo aiutarvi in qualche modo. Oh, mi è venuta un'idea. E se l'isola Solcamari si muovesse un po' più velocemente? Ve lo siete mai chiesti? Ah, beh, sì, comodo. Comodo. Ci pensiamo noi, perché in effetti si metteva un bel po' a raggiungere correnti lontane. E come farete? Useremo le strane enormi foglie che abbiamo trovato sull'isola Floricca. Basterà usarle come dei grossi ventagli e agitarle con tutte le forze. Combinate con il potere del Luminifa, l'isola Solcamari viaggerà più velocemente. Forse. Forse. E già, mi preoccupa. Tutto grazie a Mario e Luigi che hanno ricollegato le isole. Quindi, se siete di fretta e volete solcare i mari più rapidamente, sapete a chi rivolgervi. Lasciate fare a noi. Ma è una cosa già sbloccata, una funzione già sbloccata o dobbiamo tipo pagare, costruire qualcosa? Vediamo. Se vuoi navigare più rapidamente, premi X sullo schermo della carta nautica per velocizzare l'isola Solcamari. Ok, è una funzione già attiva allora. Se scopri una nuova isola o uno scoglio, l'isola Solcamari tornerà alla sua velocità standard. È consigliato andare più piano se vuoi concentrarti sulle missioni secondarie. Bene. Chiedo scusa. Stavamo proprio discutendo di quanto ci piacerebbe aiutarvi, Mario. Potreste seguirci, per favore? Sono diventati tutti dei geni, ci vogliono tutti aiutare, incredibile. Ok, dove dobbiamo andare più che altro? Di qua. Loro, sì. Condina ci ha detto tutto. Sappiamo che avete intenzione di riunificare l'Elettra e noi vogliamo darvi una mano. Non siamo tagliati per fare gli avventurieri, ma in qualche modo possiamo contribuire. Potremmo diventare i vostri consiglieri, se per voi va bene. Nel senso che vi daremo consigli utili. Ah, lo dice già il nome? Beh, tornando a noi. Mario, tu sei a livello 9. Luigi è a livello 9. Non vi farebbe male qualche livello in più? Se volete diventare più forti, vi consiglio di affrontare tanti scontri sull'isola Floricca. Questo è un buon consiglio. Ora controllerò il vostro equipaggiamento. Parliamo di martelli. Dunque. Wow, che solidità. E ora parliamo di tute. Vediamo un po'. Tute del genere sono il non plus ultra. Passiamo alle scarpe. Le scarpe di Luigi non hanno un grande potenziale. Le calzature migliori del momento sono le scarpe picnic. Sull'isola Solcamari si possono ottenere gli ultimi modelli di equipaggiamento. E chi non ha abbastanza monete può guadagnarle con gli scontri. Se volete raccimolare più monete o salire di livello, l'unica cosa da fare è combattere. Combattere sulle isole già deisolate è il metodo più veloce per salire di livello. Vi sono stati utili i nostri consigli? Spero di sì. Sì. Carina questa funzione. Penso che farò un giro sulle isole già deisolate in cerca di informazioni. Se servono consigli, sono a disposizione. D'accordo, grazie. Sì, ci troverete qui se avete bisogno di consigli. Ancora, basta. Oh, ok, ci siamo. Siamo arrivati al dunque. Allora, quindi praticamente ci ha detto che a livello di equipaggiamento siamo potenziati al massimo, tranne le scarpette di Luigi che acquisterò. E poi tra l'altro non so se adesso vale la pena, vabbè che ormai ho già speso tutti i miei denari, quindi prendere le scarpe o no cambia poco, cambierebbe poco.
perché quando c'è una nuova isola si possono anche sbloccare nuovi equipaggiamenti a volte. Quindi non so se sul faro, se sull'isola del faro sono presenti nuovi oggetti da acquistare. Quindi magari non conviene adesso sprecare, consumare altre monete. In ogni caso, ecco la cosa che vi volevo far vedere, che dovevo controllare anch'io. Ovvero, dobbiamo andare di qua. Ah, vabbè, c'è solo questo? Allora, solo questo, let's go. Ah, sono il Rafanonno dei Rafanonni, meglio noto come il Rafanonno Dorato. Complimenti per avermi trovato, c'è un cervello dietro quei baffi. Gran bel posto per mettere radici, se posso dire la mia. L'unica pecca è che nessuno è venuto a parlarmi, eppure c'è stato un certo Andy di Vieni. Grazie della visita. Ora che mi sono sfogato, veniamo al sodo. Ci sono 18 Rafanonni in questo mondo, me compreso. Quanti Rafanonni avete incontrato finora? Ah, 3. 3 compreso lui, quindi. Sì. Penso di sì. Una volta incontrati 3 Rafanonni, avete diritto a una ricompensa. Oh, oh, che sbadato. Avete già incontrato 3 Rafanonni, no? Molto bene. C'è un cervello dietro quei baffi. Ecco a voi. Hai tenuto una super caramella. Ecco cosa serve trovare i Rafanonni. Immaginavo che no, per forza servire a qualcosa, no? Una volta incontrati 5 Rafanonni avete diritto a una ricompensa. Posso svelare dove si trovano i Rafanonni che non avete ancora incontrato, va bene? Oh, sì. Avete incontrato tutti i Rafanonni sulle isole disponibili. Se ne visitate di nuove potrei darvi altri consigli. Abbiamo fatto un'ottima esplorazione anche durante la live. Meraviglioso. Ok. Direi certamente utile. Un aiuto per poi completare eventualmente il gioco al 100%. Credo che lo completerò al 100% perché non mi sembra così terribile, così intricato, così difficile. Adesso però il discorso è uno. Visto che abbiamo già perso quasi un quarto d'ora, poco più di 10 minuti, insomma, per arrivare fino a qua, non andrei sicuramente ad iniziare la nuova isola, che mi sembrerebbe un po' un azzardo. Che di sicuro non sarà, ecco, intanto proviamo la nuova funzione, non sarà veloce, giusto? Però, quantomeno, avviciniamoci e andiamola a sbloccare magari con il cannon scoppio. E poi vedremo, potrei quasi, sapete cosa, andare a fare per una volta, qua durante un episodio, una missione secondaria. Ne ho letteralmente una da fare. Così aumenteremo anche di livello e poi farò qualche livello, qualche moneta in più. Anzi, vediamo un attimo il livello richiesto. Livello 10, verso l'isola del faro. Beh, ci siamo discretamente vicino, visto che siamo al livello 9, però almeno un altro livello spero di riuscire a farlo, per l'appunto. Allora, già che siamo qua, sblocchiamola l'isola, no? Ok. Isola del faro. Bene. Vorrei tanto già andarci e atterrare per vedere se è possibile acquistare nuovi equipaggiamenti, come vi dicevo prima. Però se ci vado poi non credo di poter tornare indietro, quindi è meglio di no adesso. Eccola, una delle isole del faro. Tocca a me ora. Solo un'elettriniera. Solo un'elettriniera può riaccendere i fari. Non proprio, ma va bene. Andate pure al faro, io vi seguirò. Ok, questi sono fari speciali, va bene. Allora, come dicevo, andiamo a fare le missioni secondarie. Ne ho una. E poi andrò a fare qualche livellino qua e là. Avventura, missioni secondarie, nuovi affari per Bobina. Isola Spira. Ok. Quella sarà la nostra destinazione. Facciamo così. Io direi che ne approfittiamo per darci un attimo una calmata con i progressi. Ok. E ci prepariamo per la prossima isola, dove sicuramente ci sarà un combattimento boss. Per cui, sì, bene. Isola Spira, tra l'altro si vede già anche dalla nuvoletta che qua abbiamo una missione secondaria da fare. E poi invece per salire di livello ci hanno consigliato l'isola Floricca, perché ci sono tanti combattimenti. Quindi andremo lì poi dopo, nel caso avanzerà tempo, ma credo di sì, dai. Eccoli. Allora, leggiamo intanto cosa dobbiamo fare. Vabbè che dovrebbe esserci, esatto. Allora non leggiamo cosa dobbiamo fare. Andiamo semplicemente a prendere il tubo verde. In genere, lo ribadisco, le missioni secondarie le farò in live, quindi seguite poi le live quando ci saranno. Però questa è un'occasione speciale, mettiamola così. Un episodio transitorio.
Ecco qui. Negozio di bobina. Bobina. Allora. Ah, devo parlare esattamente con lei. Perfetto. Sì, adesso ricordo. Guarda chi si vede. Mario e Luigi, state bene? Bene, mi fa piacere. Ecco. La Lumininfa ha ridato linfa all'isola. Però, come dire, non basta. Possiamo fare di meglio. E così mi è venuta l'idea di lanciare una nuova attività. Spiraleggiate a destra, spiraleggiate a sinistra, spiraleggiate su e spiraleggiate giù. Le misteriose pedane numerate saranno una sfida per le gambe e per la mente. Già, già, proprio così. In effetti il suo negozio era tipo inutile perché non si poteva acquistare nulla. Ecco la mia idea, ho preparato tutto laggiù, che ve ne pare? Oh, secondo me attirerà molti avventori, ma per ora attira solo vermi. Quegli esseri striscianti tengono lontani i miei clienti, purtroppo. Che orrore. Sono attratti dai luoghi luminosi. Forse se qualcuno risolvesse il gioco, si stuferebbero di starsene qui. Ma non so se voi due ve la sentite di occuparvi del gioco e dei vermi. Voi due. Il due non c'era, ma... Va bene, lo stesso. Oh, ci provvedete? Che ardimento. Buona fortuna con le pedane numerate. Ok, proviamo. Ricompense martello picnic. Aspetta, ricompense... L'abbiamo già ottenuta. Ricompense se andremo a completare la missione che ci ha affidato adesso. Deduco. E comunque il martello picnic ce l'abbiamo già. Ah, vedete, maledizione. Vabbè, oh. Non è che posso sempre aspettare che arrivi la ricompensa da qualcosa, I soldi li spendo io. Ok. Allora, bisogna saltarci sopra, immagino, un tot di volte. O vediamo. No, però sarebbe troppo banale andare lì e saltare. Non lo so, vediamo. Luigi, dici? Nuova intuizione. Oh. Dice che ha avuto un'intuizione, ma non mi dice nulla. Ah, ok. Direi che ho capito. Uno, due, tre. Perché sei nato... Ah, ok, bisogna far velocemente. Ok, così ci piace. Congratulazioni! Spiraleggiata a destra, sì, giù, su. Le mie pedane numerate sono una sfida per le gambe e per la mente. Devo farvi i miei complimenti, siete stati i primi ad accettare la sfida e a completarla. Che eroi coraggiosi. Ah, vermi. Oh, i vermi, se ne sono andati. Molto bene, ora la mia attrazione è aperta al pubblico. Grazie di tutto, eccovi qualcosa in cambio dell'aiuto. Martello picnic. A voi, gentili eroi, sì, esatto. Vabbè, lo rivenderemo. Chiaramente non è che ci riprendiamo esattamente la stessa cifra. Scoglio in avvicinamento. Ah, ce l'ho scoglio. Ok. Allora. Ah, quindi non si può rigiocare, diciamo. Va bene, ci sto. No, torniamo sull'isola Solcamari. Qua abbiamo finito per il momento. Ancora non è arrivata alcuna missione, ma forse non varrà per tutte le isole. Come, no, la missione dell'isola Roccigna che ci ha permesso di affrontare il boss ritornandoci. Pensavo tipo ci fosse una cosa simile anche per le altre isole. Però forse no. Forse ci sarà un boss di quel tipo lì in ognuno dei mari, magari. Allora. Lo scoglio lo vorrei attivare, però ci stiamo già allontanando, quindi non lo so se ci riuscirò. Forse siamo già fuori dalla portata. Vediamo. Anche gli scogli non so esattamente a cosa... possano servire. Di nuovo, sono solo dei collezionabili o no? Il calamaro. Ok. E siamo a tre scogli. Perfetto. Allora, secondo me, qua li abbiamo visitati tutti. Ah, beh, gli scogli però non si vedono fino a che... Qui per esempio, devo andarci. Ah, peccato. Ormai ho già fatto il giro. Ah, beh, ma comunque così è velocissimo. Dicevo... Gli scogli non si vedono fino a che tu non vai a percorrere quella determinata corrente.
o meglio finché non ci passi vicino, esattamente come le isole, sì, ha perfettamente senso. Allora, entriamo qua un attimo perché... Ok, ah, perfetto, perfetto. Qua ho ispezionato tutto, io magari proverò anche a fare così off camera, no? Un giro giusto per vedere se qui ci può essere qualcosa, ma se c'era qualcosa l'avrei sicuramente, no? Beccata. Per cui, niente. Allora, io adesso, senza starvi a lasciare tutto, vi lascerò solo qualche momento chiave probabilmente. Intanto tu smetti di girare veloce, grazie. Andrei sull'isola Floricca, come vi dicevo prima, per aumentare il livello e per prendere qualche soldo in più che male di sicuro non ci farà. Ecco, almeno saremo leggermente più preparati per la prossima sfida. Quindi, isola Floricca, vediamo se il loro consiglio sarà un consiglio valido. Sì, c'erano un bel po' di nemici sicuramente. Vabbè. Eccolo qua il nuovo livello, livello 10 almeno Mario. Vediamo Luigi se riesce a salire anche lui. Sì, sì, in teoria sono praticamente alla pari, quindi ci sta. Molto bene. Beh, siamo del livello consigliato per la prossima missione, per il faro, quindi... Penso che possa bastare anche perché ci vuole un po' a salire, eh. Questi nemici qua danno esperienza, ma non così tanto. Ho fatto un bel po' di combattimenti per raggiungere il livello 10. E a livello di monete ne ho 327. Potrei, credo, prendere le scarpe picnic. Però, per il discorso di cui parlavo prima, ovvero che potrebbe esserci un nuovo mercante sulla nuova isola, li terrei lì, ok? È vero, però se... Il mercante non c'è, poi, una volta atterrati sull'isola, non si potrà tornare indietro fino alla fine dell'isola. Vabbè, dai, adesso non penso che cambi troppo per più uno o due di difesa per quanto riguarda le scarpe a Luigi, quindi direi che può andare bene così, ok? Bene, se poi avrò voglia di, per qualche ragione, fare un altro livello, un altro po' di farming di monete, ve lo farò sapere all'inizio del prossimo episodio. Ma di sicuro nel prossimo episodio andremo sull'isola del faro. Sono molto molto curioso, devo dire. E non andrei nemmeno ad atterrare adesso. Farei tutto, sì, nel prossimo episodio. Chissà se sarà molto più lunga come isola rispetto ad altre che abbiamo affrontato. Magari ci saranno due parti, due episodi, non lo so. Questo lo scoprirò soltanto appena registrerò la puntata in questione. Ma per il momento direi che è tutto e noi ci rivediamo per il prossimo episodio di Mario Luigi Fraternauti alla carica con l'isola del faro. A presto!